con la premessa, non giocavo ad un turned da un po'. Per motivi tecnici il gioco crashava di continuo, così ho fatto il backup di quelli che credevo fossero i salvataggi. Mi sbagliavo. Quanto mi sbagliavo. Ha eliminato il gioco e reinstallato. Sorpresa. Ero ritornato a zero di tutto, casa, skill, armi, eccetera eccetera, per cui per non farvi sorbire tutto inter, per ritornare skillato, ho ottenuto tutto quello che mi serviva, e riprendo il reportage, se pensate che sono morto. Sarebbe plausibile, ma se muori, le cose che hai costruito non scompaiono nel nulla. Questo è successo a me. Cercherò di non far eccessivi tagli, così da permettervi una visione fluida e abbastanza piacevole di questo gameplay. Mi scuso ancora per la scarsa qualità di questo sintetizzatore vocale, ma gratuito ho trovato solo questo, ma se ne conoscete altri che potrei usare, sarò felice di accontentarvi. In questo gameplay il mio obiettivo è la base militare. Voglio provare la nuova arma trovata, che ritengo essere la migliore, cioè la balestra, da me rinominata One Shot One Kill. Come avrete notato, ho costruito casa sull'isola, ma lo ritengo un rifugio temporaneo. Il mio obiettivo è creare un bunker con ogni sorta di trappola possibile, in modo da rendere il perimetro sicuro alla sopravvivenza umana. Il crafting in questo gioco è complicato, ma interessante. Mi sono divertito a fruire molti ponti, in modo da collegare l'isola alla terraferma. Un lavoro duro ed estenuante, ma ritengo che sarà ancora più duro quando dovrò collegare le isole più esterne al continente.
Bene, è arrivato il momento della verità. Cavolo, mi sto letteralmente cagando nella mimetica. Speriamo che la balestra sia davvero OP. Inizio ad avere dei dubbi. Io credevo questo gioco simile a Minecraft, ma così non è. In questo gioco, quando fai un'incursione, devi anche preparare un piano di attacco, devi pianificare delle difese e prepararti una via di fuga. Quello che infatti mi sono dimenticato di organizzare.
Thank you.